Questa signora di 63 anni presenta una trigger points a livello del cuculare della spalla, a livello dei muscoli scaleni, esattamente sul 21 di vescica biliare, chiave cinese, con partenza a Feng Shui, che è il 20 di vescica biliare, che è definito un punto finestra del cielo. Vale a dire là dove possono entrare le CEC, cioè i fattori patogeni esterni, quali caldo, freddo, vento, umidità. Ora si presenta con una contrattura latero-cervicale e con una proiezione a livello dell'articolazione temporomandibolare, l'ATM. Dal punto di vista dell'imaging, la risonanza magnetica sia dell'articolazione temporomandibolare mi dice che c'è un'artrosi a questo livello e una dislocazione del condilo mandibolare, e sia una risonanza dell'arachide cervicale mi dice che c'è una lieve discopatia a livello C5-C6, dalla quinta alla sesta cervicale. E diciamo che sono situazioni da locus minoris resistentiae, tali per cui appunto quando cambia il clima, eccetera, eccetera, oppure quando suda, in quella situazione e a quel livello si manifesta una sintomatologia algica. Questa signora è seguita anche da un collega odontoiatra che le ha inserito anche un bite a livello dell'arcata inferiore per cercare di regolarizzare un po' l'apparato buccale. Che di fronte a questa situazione io vado a stimolare e ad aprire i canali meravigliosi, due canali meravigliosi che sono Yang o Yimai, con il 5 di triplice riscaldatore, cioè Bei Guan, e il 41 di gallbladder di vescica biliare, che è il punto di comando di Da Yimai. Sono due canali meravigliosi che si associano, si integrano e aprono tutto il network dei canali, soprattutto per quanto riguarda il settore Shaoyang, là dove lei ha appunto il dolore a livello dell'articolazione temporomandibolare. Questi sono i punti distanti o distali, dopodiché utilizzo dei punti locali, quali il 20 e il 21 di vescica biliare, quali il 2 di vescica biliare, il 19 di piccolo intestino e il 21 di triplice riscaldatore, che sono punti anteriori all'orecchio, che agiscono proprio sull'articolazione temporomandibolare. In aggiunta poi stimolo Dazue, che è il 14 vaso governatore, che è definito dal professor Bisco il punto ranio, dove si raccoglie tutto lo yang della persona, tutti i meridiani yang si ricollegano a Dazue, al 14 vaso governatore, quindi metto un ago e sopra l'ago aggiungo la coppetta di bambù, in modo da favorire il richiamo di queste energie perverse che stanno in quella zona, di riportarle, il lago punto e la coppetta servono per riportare in superficie queste energie che in questo caso sono bloccate a livello locoregionale, che sono la causa poi del dolore. Dolore che poi è dovuto sostanzialmente, se la leggiamo in chiave scientifica, ha una forma di ischemia muscolare, allorquando arriva meno sangue e quindi si forma acido lattico e c'è un'accentuazione della presenza di CO2 anidride carbonica, che sono le vere cause poi del dolore. Quindi la coppetta serve per liberare, per eliminare, per distribuire su un network maggiore queste sostanze flogogene che sono la causa del dolore. Siamo di fronte a una B-syndrome con trigger point sul 21 di gallbladder e sul 20 di gallbladder Feng Shui, che sono punti finestra del cielo, dovuto anche a un'alterazione dell'articolazione temporomandibolare. A questo punto cercheremo di liberare questa tensione muscolare dove sono i trigger points. Feng Shui, qua. Sente la sensazione del lago? Questa sensazione si chiama Da Qi. È importantissimo che il paziente senta questa sensazione anche qui, ok? Poi facciamo il 21 dB in dispersione, perché è un trigger point, quindi lo facciamo in senso antiorario. Poi qui idem 21 in dispersione. Come siamo sul meridiano di vescica biliare, attiviamo il livello Shaoyang con il 5 di triplice riscaldatore, che è il punto di comando di Yang Huimai, anche di qua. Yang Huimai, e poi e lo Yang Qiaomai si ricollega al Da Yimai, si collega al Da Yimai, che ha come punto di comando
41 dB, che a questo livello nello spazio tra il quarto e il quinto dito nello spazio interosseo, sia a destra che a sinistra. Poi a stimolare da Zue, la grande vertebra, e dunque poi andiamo sui punti locali anteriori all'orecchio, quindi il 19 small intestine, al 2 di GB, al 21 di triplice, riscaldatore, sia a destra che a sinistra. Facciamo quindi allora il 19 small intestine, il 2 di GB e il 21 di triplice riscaldatore. Mettiamo la coppetta su da Zue, fuoco, questa è la coppetta di bambù, quindi si tratta di creare del vuoto all'interno della coppetta, ecco, e poi si inserisce sopra e lui è attaccato. C'è un ex vacuum che superficializza le sostanze flogogene che stanno in profondità, e quindi quando queste sostanze entrano in superficie si si distribuiscono nel network dei meridiani. Aggiungiamo la lampada a calore, che è questa lampada a calore, che serve, anche questo serve per vasodilatare e quindi favorire un'azione antinfiammatoria. Mi dica se c'è un punto particolarmente dolente. Distingua la pressione dal dolore. Allora, questo punto è il punto che corrisponde al rachide cervicale, questo è un punto serotoninergico e questo è il punto dell'ansia. Okay. Quindi, siccome il dolore è collegato anche all'ansia, dobbiamo cercare di abbassare il livello della stessa ansia in maniera da alzare la soglia soggettiva del dolore. Quindi questi semen vaccarie hanno questo scopo, da stimolarsi 3 volte al giorno fino alla prossima seduta. Okay.